la nota stampa, senza contratto, non c'è sicurezza. Il 4 maggio le lavoratrici e i lavoratori della sicurezza privata protestano in tutta Italia, e si prefigura una massiccia partecipazione alla protesta anche a Piacenza, dove lavorano oltre 400 guardie particolari giurate GPG e quasi altrettanti addetti ai servizi fiduciari non armati. Scioperiamo per rivendicare il diritto al rinnovo del contratto e per condizioni normative e salariali dignitose. Le esigenze di sicurezza sono in aumento, il comparto è tutto sommato in salute. In aumento sono i servizi di pubblica utilità che anche nella nostra città svolge la vigilanza privata e malgrado questo la risposta della parte datoriale è una gara al ribasso sul costo del lavoro, poche certezze sulla continuità occupazionale e la richiesta di introduzione di forme di precariato insopportabili. Spiega i motivi dello sciopero Marco Pascai, della segretaria provinciale Filcams CGIL Piacenza che segue il comparto in sciopero il 4 maggio. È un settore, quello della sicurezza privata, che non può essere considerato un normale appalto commerciale. Le operatrici e gli operatori svolgono funzioni di pubblica utilità e servizi al cittadino. In questi anni il raggio d'azione della vigilanza privata è aumentato, complici anche servizi appaltati direttamente dallo Stato, ed è migliorato il livello qualitativo degli operatori. La vigilanza privata, è il ragionamento di Pascai, deve essere sullo stesso piano retributivo dei pubblici ufficiali. Occorrono certezze salariali, la garanzia di continuità occupazionali nei casi, e sono parecchi, di cessioni o affitto di ramo di azienda nel comparto della vigilanza privata. Sono i primi ad arrivare nei momenti critici, si tratti di sventare un furto o su un soccorso. La sicurezza, conclude Pascai, si garantisce solo se gli addetti alla vigilanza e della sicurezza privata possono lavorare in condizioni dignitose e consone al rischio che devono prevenire. È previsto in partenza dal parcheggio dello Stadio Garilli di Piacenza all'1:30 del 4 maggio un pullman organizzato da Filcams CGIL e Wiltux. Sarà presente anche il segretario provinciale Wiltux, Vincenzo Guerriero, diretto a Roma, dove la vigilanza privata ha organizzato una manifestazione che